cuore a tutti, everybody. Sono ritornata con questa macchina fotografica perché al momento la reflex è scarica, ma siccome questo weekend voglio davvero dedicarmi a YouTube, perché questo sarà un riassunto, un vlog chiacchiereccio, però metterò un bel titolo clickbait se non se lo caga nessuno. E quindi praticamente gli voglio fare il riassunto. Siamo esattamente il 19 novembre del 2017 e praticamente ufficialmente è passato un mese da quando ho iniziato il corso OSA. Quindi adesso vi vorrò sfogarmi con voi con tutto quello che mi sta accadendo, diciamo, nell'ultimo periodo a questa parte. Allora, mi siedo. Innanzitutto ho finito ufficialmente la serie di Scrubs. Sicuramente quando metterò questo video è già uscita la recensione, appunto, a riguardo ufficiale totale di cosa ne penso. E per quanto riguarda il corso OSA, allora, per quanto riguarda il corso OSA, ho iniziato delle materie a dir poco fantastiche, come per esempio medicina, igiene e etica, diritto del lavoro sindacale e igiene e sicurezza. Tutte materie ovviamente fondamentali, ma in primo luogo la materia fondamentale ancora la dovremo fare tra un po'. Però vi posso dire ciò che riguarda igiene, etica e medicina, queste tre materie mi stanno particolarmente affascinando, soprattutto medicina. Io ragazzi non ero assolutamente, come posso dire, non pensavo assolutamente, ecco, che medicina mi potesse piacere. Ovviamente c'ha tecniche, nomi, cose particolari, comunque delicate, da ricordare, quindi ossia ci vuole molta memoria. Però veramente ragazzi non pensavo che mi poteva davvero piacere a questo punto, e devo dire che è stata una sorpresa al riguardo. Sto scrivendo sempre appunti, sto continuando a scriverli e veramente mi è piacendo. Le materie d'inizio che ho avuto, inglese, informatica, cultura d'inglese, che già ho finito, ho fatto anche i test sono andati piuttosto bene, sono arrivata alla sufficienza, perché questo è un tipo di, come posso dire, un tipo di corso in cui a fine materia fanno loro dei test per cui tu devi arrivare alla sufficienza. Se in ogni materia non arrivi alla sufficienza, non potrei fare addirittura l'esame finale che si terrà l'anno prossimo. Per cui ragazzi, veramente mi sto impegnando, è un corso molto professionale, serio, che ti dà una qualifica e una certificazione, e ovviamente il lavoro c'è e si trova e si troverà. E io mi sto impegnando molto. Ultima cosa, si è iscritto con me mio fratello. Mio fratello ha fatto un corso di pizzaiolo a parte, ha lavorato, però diciamo che poi non ha avuto granché di feedback, e per cui mia mamma e mio padre stanno facendo sacrifici per poter, diciamo, darci un futuro migliore ad entrambi. Per cui praticamente si è iscritto anche lui. La cosa bella con mio fratello è che non avevo mai fatto comunque scuola, tra virgolette, insieme a lui, quindi è una cosa nuova. Entrambi fratelli sciuto, come sempre siamo stati uniti da quando eravamo bambini, a adesso pure nel mondo adulto, quindi è una cosa molto finicchia. E devo dire che anche lui gli sta interessando molto. Dio mio, non voleva fare questo, ero di più io che lui, però secondo me è una cosa che lui se la ritroverà a prescindere, appunto, in un futuro. Quindi secondo me ragazzi, più cose avete e meglio è per voi. Non fermatevi solo in un ambiente, non fissatevi su una cosa, non focalizzatevi su una cosa. Molto spesso si dice che se voi vi focalizzate su una cosa, quella per forza deve essere. Ma non è così, non è vero. Oppure molti dicono, vabbè, ma se vi focalizzate su tante cose, vi perdete. Non esattamente, vi perdete se non fate niente, secondo me, perché se voi vi focalizzate invece su molti aspetti della propria personalità e fate tante cose, riuscite meglio e prima a capire che cos'è veramente che fa per voi. E invece di scoprirlo a 50 anni, lo scoprite a 30. Già sono 20 anni di differenza. E quindi ragazzi, veramente ve lo consiglio a tutti. Per quanto riguarda altro, sto ricominciando a rivedermi una Amabile Amica che avevo rivisto la prima serie un anno fa. Ho finito la seconda, adesso inizio la terza. Per arrivare ordunque alla nona, ottava, no, ottava stagione, quella che hanno fatto all'incirca appunto l'anno scorso, che io non ho visto, perciò sto facendo una specie di remake su remake, ripasso su ripasso. Ditemi qui sotto ragazzi che cosa ne pensate riguardo, che telefilm state vedendo, cosa state facendo in questo periodo della vostra vita. Quindi, in linea di massima, se tutto va bene, io l'anno scorso ho concluso con l'OSA, spero di trovare lavoro in estate, e poi esattamente tra un anno preciso ci rivediamo qui
di nuovo a novembre per fare cominciare il corso OSS, operatore sociosanitario, che è quello successivo all'OSA ed è quello che praticamente mi vorrei specializzare io. Ci saranno davvero grosse risate, molti lavori seri quando faremo, mai faremo, lo posso dire con mio fratello, lo stage in ospedale appena finita la teoria in classe. Quindi ne vedremo davvero delle belle e io con questi specie di riassunti vi racconterò. Ovviamente non vi posso portare con voi, quello è ovvio, perché comunque anche se non verrò pagata, però è un lavoro tirocinante che farò. Però state certi che vi racconterò tutto, in modo tale che se qualcuno di voi è interessato, io ve lo consiglio che di fa. Cioè, io e mio fratello a pagamento lo stiamo facendo, attenzione, quindi i miei genitori stanno spendendo il doppio dei soldi, però a buon rendere. Nulla ragazzi, questo è il riassunto. Ovviamente il film, sono passati 3 mesi, no, è passato 1 mese dal film, dal mio ultimo cortometraggio, e abbiamo fatto la bellezza di 370 visualizzazioni, tipo quasi 400, io wow. Mi mancano gli ultimi 10 euro per essere pagata da YouTube, quindi speriamo che entro Natale, insomma, me li mandano. Mio fratello si è iscritto al canale YouTube, c'era anche lui, Ores Green, sempre sotto nell'info box lo trovate sempre. Iscrivetevi, insomma, dategli una mano, visto che comunque lo conoscete con me ormai da diversi anni. Poco altro che volevo dire. Seguitemi ovviamente su Instagram e su tutti gli altri social possibili e immaginabili. Se avete domande, curiosità, a riguardo, FAQ o idee per possibili video, commentate qui sotto, ragazzi, perché a parte i vlog, riassunti, ormai non ho tipo zero idee. E ditemi ovviamente se la serie, la seconda stagione di Tante Avventure vi sta piacendo. So che non c'è Maria. Oggi è uscita per esempio già il quinto episodio di Tante Avventure. Altri 5 e finisco. Io per ora ne ho fatto 10. Al momento in cui escono tutti i 10 puntate, io entro Natale saprò se ha senso continuare con i ragazzi oppure concludere per sempre, penso, qui. Tranne che qualche puntata ci sarà Tante Avventure special, ma così proprio a stagione, a puntata dopo puntata. Non penso proprio che lo farò, anche perché adesso io mi devo mettere davvero sotto a studiare, per cui ragazzi scusate. Quindi ragazzuoli, ovviamente vi invito a seguirmi. Siete gentili, amate tanto e non fate mai niente che io non farei. Un bacione del cuore e alla prossima puntata.